la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Lecco si attende ormai da una decina d'anni. Sembra che siamo vicini all'inizio dei lavori, o comunque una progettazione definitiva, insomma. Comandante, a che punto siamo e quando potremo vedere magari la posa della prima pietra? Allora, in questo momento siamo in una fase di approvazione, del progetto a livello centrale, che è indispensabile per procedere alla progettazione esecutiva dell'opera. Quindi ci sono dei tempi tecnici necessari alla progettazione esecutiva e di conseguenza al successivo bando per la realizzazione. Quindi, diciamo, non mi permetto di dare dei tempi, ma certamente sono dei tempi tecnici necessari. Sì, anche perché adesso più che mai diciamo che questa nuova caserma si rende necessaria per voi e per il vostro lavoro. E certamente, quindi il luogo di lavoro è un luogo molto importante per noi perché ci sono tantissime aree specifiche di riferimento che sono molto importanti, che ci supportano in quello che è la nostra attività a livello di attrezzature e apparecchiature, per cui è indispensabile anche per il benessere del personale che ogni giorno in H24 è in attesa, diciamo, di richieste di soccorso che arrivano dal territorio. Ricordiamo che la nuova caserma si farà vicino al Bione, insomma, e sarà una struttura all'avanguardia che permetterà insomma, di migliorare il vostro lavoro e anche di poter avere un luogo in cui banalmente tenere tutti i mezzi dei vigili del fuoco al coperto e pronti per essere operativi. Sì, è chiaro praticamente che in una caserma di nuova realizzazione, come stavo accennando prima, ci sono tutti gli spazi necessari per consentire il massimo dell'operatività e certamente ci saranno dei luoghi idonei per contenere tutti i mezzi speciali e i mezzi, diciamo, di intervento che noi utilizziamo.